ragazzi, questo è un video che mi avete richiesto in tanti. Mi avete chiesto ma cosa ti trova a condividere la tua vita sul tuo canale? E adesso farò un video in cui ti rispondo. In realtà io non è che condivido la mia vita. Condivido solo una minima parte. Per esempio, ci sono così meravigliato, ma adesso... Cavoli, certo che tu che sei stata vittima di una relazione tossica nei passati tutti coloro, ho detto guarda che quello che ho condiviso, il video, non è niente in confronto a tutte le cose che mi ha fatto quella persona. Ah, c'è dell'altro, certo che c'è dell'altro. Però chiaramente poi il video veniva letteralmente troppo lungo, quindi ho deciso di tagliare un pochettino. In realtà quello che io faccio, in realtà non provo vergogna, perlomeno all'inizio sì, provavo un po' di vergogna a stare davanti alla telecamera, però poi alla fine ci ho preso, diciamo, gusto, ci ho fatto l'abitudine, perché comunque in realtà quando io faccio video non guardo le persone che mi seguono, ma guardo il mio riflesso. Quindi è come se parlassi con me stessa. La mia famiglia invece non la pensa così, perché non so se avete fatto caso, io della mia famiglia non ho messo proprio niente perché loro non vogliono apparire sul canale e io chiaramente non sono nessuno per dire dovete fare video insieme a me, tutto quanto, perché ognuno nella propria vita fa quello che vuole. Io quando ho iniziato a fare questi video non immaginavo che avrei raggiunto così tanti iscritti, devo dire la verità. Immaginavo qualcosa molto di meno. Poi non sapevo che facendo i video si arrivava a un certo punto in cui i video vengono in un certo senso retribuiti, però devo arrivare ancora a 1000 iscritti e chiaramente non ho 1000 iscritti. Chiaramente adesso che ho iniziato a fare video non voglio assolutamente fermarmi perché è una cosa che mi piace, io adoro fare video. E sappiate che comunque quello che io condivido sul canale non è la mia vita, ma è solo l'1% della mia vita. Perché è chiaro che io ho anche una vita privata che non mi va di mettere sul canale, sulla bocca di tutti. Ed è anche giusto e normale che sia così.